Ora te dimmi se è normale, non è per dare sempre addosso ai cinesi, ragazzi. Te, per qualcuno potrebbe essere, non lo so, così, la mia supposizione, magari per i più giovani è una cosa che passa, che potrebbe, non per tutti, per qualcuno passare inosservato, ma tutta la delegazione dell'Inter lì allo stadio, il Da Luiz, arriva ai cinesi e è vestito come un rapper. Cioè, dimmi te, non voglio parlare dei processi, ieri parlava un giornale di arresto possibile, non voglio parlare di quello. Te dimmi che immagine, già l'immagine sporcata che abbiamo causa i problemi che ha lui, ma te dimmi che immagine dà questo qui. Come fa? Si è presentato, sembrava un rapper. Con quel giacchettino anni 80 lì, lo faceva la uniforme quel giacchettino lì, se vi ricordate. Te dimmi come si fa a presentarsi in quella maniera. Già da lì capisci. Avranno detto quelli di Benfica, ma chi è questo qui? Massaggiatore? Chi è? Fisioterapista? Chi è questo ragazzetto? Chi è questo qui? Da dove l'avete preso? Mamma, forse l'ha ammazzato. Cose da pazzi. Prima di parlare del Benfica, ti dico Invest Corp impossibile, anche perché basta ragionare. Chi prende l'Inter, per noi è già, per noi ci sono già i compratori dai tempi del prestito di Oktri. Poi ci sarà una live con i ragazzi entro venerdì. Stiamo organizzando. Perché Invest Corp no? Facendo finta di non sapere nulla, uno le fonti delle fonti, no. Invest Corp no, perché chi prende l'Inter deve fare un'operazione da 2 miliardi. Se leggo bene, se riesco a leggere quello che stanno dicendo tutti i giornali, correggetemi se sbaglio, ragazzi. Al momento parrebbe, e questa è una cosa che riportano tutti i giornali, parrebbe che abbiano a disposizione 600 milioni. Sarebbero facendo ordata di investitori di altri fondi di private equity per fare l'acquisizione. Questi sono come quelli di Interspark. La differenza è che davanti ai signori di Interspark io mi scappello. Questi stanno facendo la colletta per comprare l'Inter con una società che ha 1,5 miliardi di debiti e che perde 200 milioni all'anno. Capisci perché? Se non hai subito 2 miliardi da gestire nei primi 2 o 3 anni, te davanti all'Inter non ti avvicini nemmeno. Perché? Composti come? Guarda, me lo sono anche scritto. 1,2 miliardi acquisizione, 300 milioni subito di mercato. Ho messo 300 milioni di mercato con 12 giocatori tra scadenze e chi va via. Ci sono 12 giocatori da cambiare all'Inter e io ho messo 300 milioni di mercato. 300 milioni di mercato. Siamo a 1,5. Calcola che l'Inter per i primi 3 anni l'Inter perde 200 milioni all'anno senza contare poi lo stadio. Cosa ci fai con 600 milioni e tutti gli altri soldi che devi raccattare? Dove vuoi andare, Invescop? Dove volevi andare anche te, Invescop? Dove volevi andare ad acquisire? Te puoi comprare una discoteca, non l'Inter. Come fai ad avvicinarti? Questo ve lo dovrebbero dire i professionisti, che chi si avvicina all'Inter deve avere 2 miliardi minimo per i primi 3 anni, deve stanziare 2 miliardi, non 600 milioni e il resto li raccatto tra la sagra della bistecca e la sagra del cinghiale. Servono 2 miliardi, forse qui non ci siamo capiti ancora. Loro hanno 600 milioni a disposizione. Guarda poi, ti ripeto, quello, sono d'accordo, può dire fino a. Puoi incidere fino a un certo punto, ma per farti capire, guarda il patrimonio che gestisce Oaktree e guarda il patrimonio che gestisce la Coop, Investcoop di Firenze. Si parla quasi del doppio. Di cosa vogliamo ragionare? Di cosa vogliamo ragionare? Benfica, prima del sorteggio io dissi, ragazzi, io eviterei il Benfica, lo eviterei. Non è più, è vero quello che stanno dicendo. Il Benfica di 2 o 3 mesi fa, gli manca Otamendi, che Otamendi è un giocatore eccezionale, l'abbiamo visto anche al Mondiale, squalificato, per loro vuol dire tanto, ma il Benfica è una squadra a PlayStation, ragazzi, gioca a memoria, un po' come l'Ajax dei ragazzini di quella lì che buttò fuori la Juve.
giocano a memoria, corrono, hanno grinta, fanno tanti gol, prendono pochi gol, ti lasciano la palla, ti fanno giocare, ti vengono ad attaccare, giocano in contropiede, giocano sulle fasce, sono forti, è una gran bella squadra. Tra l'altro uno dei loro punti forti sono le mezzali, dove João Mario, il nostro João Mario, si è esaltato. Ma se vi ricordate, Spalletti in un certo periodo lo spolverò bene bene João Mario, fece 4-5 partite che era sempre il migliore in campo, poi dopo ha fatto la fine prestito, ha fatto il giro delle sette chiese, prestito di qui, prestito di là e ti è andato via a zero. Ma uno dei punti forti del Porto sono le mezzali, tipo calcio brasiliano, che ovviamente in fase offensiva diventano due attaccanti esterni e fanno male, perché non ti danno punti di riferimento. Con le mezzali loro ti fanno male da centrocampo, sono molto forti, sono degli ottimi palleggiatori, e poi hanno anche un cagnaccio di cui non ricordo il nome, che è molto bravo, che dà tanta fisicità a quel centrocampo fatto quasi espressamente di palleggio. Quindi occhio, perché stasera è dura. Occhio, perché stasera è dura. Si legge. Ah, una cosa non mi è piaciuta. Lukaku, allora, ci sono state le feste, perdonatemi ragazzi, ci sono state le feste, tante cose volevo dire, poi mi sono passate. Ricordati una cosa, quando un giocatore va a chiedere scusa ai tifosi perché ha giocato male, c'è qualcosa che non va. Io l'atteggiamento di Lukaku lo vedo da paraculo, è la mia impressione, e io sono su YouTube, innanzitutto sono su YouTube per dire quello che penso e non per prendervi in giro, perché quello io sto dicendo può anche non piacere, io ne sono conscio di questo. L'atteggiamento di Lukaku verso la curva è un atteggiamento da un calciatore paraculo. Te non devi chiedere scusa a nessuno. Se te hai dato tutto, se ti sei impegnato, se hai fatto tutto quello che dovevi fare, te non devi chiedere scusa a nessuno. Io ho avuto allenatori che quando sbagliavano i passaggi e chiedevano scusa, si incazzavano, ti facevano fare 200 flessioni. Scusa non esiste. Se, tra di voi c'è chi ha giocato a calcio, gli allenatori si incazzavano quando scusa ho sbagliato il passaggio, scusa di che? Non esiste scusa. Chiedi scusa a Lukaku di cosa? Che hai sbagliato un gol da 2 metri, hai dato tutto, ti sei impegnato, per come la vedo io non devi chiedere scusa a nessuno. Questo è quello che te puoi offrire, Romelu, purtroppo molto poco. E invece di chiedere scusa ai tifosi, smettila di fare così. Per 2 gol ti picchiano addosso, capito Romelu? Invece di fare così e di fare polemica, perché poi dopo gli vai a chiedere scusa anche, capito? Da paraculo, invece di fare così, Romelu, cerca di fare qualcosa in più. Quello devi fare, non devi andare a chiedere scusa a nessuno. Scusa di cosa? Perché devi chiedere scusa? Forse hai la coscienza pulita o no, Romelu? Parliamoci chiaro, perché se te hai la coscienza pulita non devi chiedere scusa a nessuno. Perché se fai così, te lo ripeto per la terza volta, e poi va a chiedere scusa, c'è qualcosa che non va. Prima fai polemica, poi dopo fai cacare e chiedi scusa. C'è qualcosa che non va, Romelu. Proprio nel tuo atteggiamento, c'è qualcosa che non va. Ripeto, può piacere o non può piacere. Questo è il mio pensiero. Io sono qui non certo per prendervi in giro. Dio quello che penso. Non mi è piaciuta a me quella parabolata che ha fatto. Stamattina, tu leggi in giro, sembra che Inzaghi addirittura voglia anticipare l'Inter nell'esonero, ovvero sia, sembra che Inzaghi voglia fare una bella figura in Champions e dire all'Inter ciao, grazie, me ne vado. Noi siamo a questi punti qui, un presidente vestito da rapper, ma dove volevi andare con i cinesi? Dove? Dove volevi andare con i cinesi? Dove? Ci sa anche il rapper, ci sa in tribuna ora. Questa della Champions è l'unica cosa che ci tiene ancora, non ti dico uniti, perché questa specie di presidente è riuscito a farci litigare, è riuscito a far litigare gli interisti tra di loro, cosa che non era successa nemmeno con Tohil. Ci sono persone che rimpiangono Tohil. Ormai Steven Zhang è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter, tranne per chi? Compliments! Compliments, ha visto quando lo va a intervistare? Levati, compliments. Tranne per compliments. A proposito, avete preso una matrimoniale o ognuno dorme per conto suo? Io non sono omofobo, non ti preoccupare.
ho amici di tutti i tipi, di tutte le razze. Ma avete preso una matrimoniale per risparmiare o ognuno dorme per conto suo? Fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, semmai oggi ho un'altra giornata libera, se ho tempo magari tardo pomeriggio mi collego un'oretta, facciamo una live, parliamo un po' di questo Benfica, come si dice dalle mie parti. Ciao Inter. Compliments. Compliments.